Quale TikToker della Deep House sei? Scoprilo con il nostro test. E noi andiamo subito a fare. No, vabbè, adesso mi pare eccessivo fare i test. Vai, quale TikToker della Deep House sei? Hai mai reso pubblica una tua storia d'amore sui social? No. Hai un talento particolare? Il canto, il ballo, il disegno, la cucina, niente di tutto ciò. No. Niente di tutto ciò. Niente. Quindi sei un TikToker bravissimo. Qual è la tua Winx preferita? Cosa assolutamente c'è? Flora. Le tue origini sono italiane? 100%. Dov'è la tua vacanza di sogno? Montagna. Hai fratelli e sorelle? Affermativo. La scelta più ardua, preferisci pizza o sushi? Ma che cazzo di scelta è? Pizza. Sei più team il collegio o la caserma? Nessuno dei due. Il collegio mi fa fare più soldi. Quale caratteristica ti si addice di più? Sono timido, sicuro di sé, sfacciato, amorevole. Sono una persona amorevole. Nella tua playlist preferita non può mancare BTS, Justin Bieber, Billie Eilish, Ariana Grande. Shira non c'è, quindi devo scegliere Justin Bieber. Sei... Sì. Attenzione, sei Simone Berlini. No! sì! Ma chi è Simone Berlini? Ah no, mi sono confuso con quello del collegio. Ma che cazzo ne so? Wiwa! Non mi ricordavo più che si iniziava con le Wiwa. È la serie delle Wiwa. Quarta puntata. Beh, ci sono sposati. Direi che oggi affrontiamo la fine della luna di miele più la convivenza. I litigi! Quindi potrebbe essere il momento che ci... Sì, che tipo che togli le ciabatte da lì. Non lasciare il tubetto del dentifricio se l'hai finito. Sì, alza la tavoletta. Hai finito la carta igienica, leva il codo di cartone marcio. Voglio il divorzio. Signori, mi raccomando, lasciamo un like, iscriviamoci al canale perché Luca ha un desiderio, arrivare a 900.000 iscritti entro la vigilia di Natale per festeggiare. E poi vi raccomando, in descrizione trovate il link al nostro canale Twitch. In questo momento noi siamo in live su Twitch, quindi se volete vedere le live per intero, venite su Twitch e vi aspettiamo. È gratis, quindi potete venire gratuitamente. In più, se avete Amazon Prime, potete anche abbonarvi al canale, ma è un surplus. E ora, per lasciare like, vi lasceremo con una zoomata della faccia di Stefania Cattiva. Tre giorni dal loro primo incontro. Difficile a credersi guardandoli da fuori. Ma che è? È ora dello stretching. Puoi farlo. Ce l'abbiamo l'elastico? Non abbiamo l'elastico. Se no l'avrei fatto volentieri. Lo sai, sì, che mi presto molto spesso a queste corbellerie. Io mi sono fatto il menisco col pensiero, forse. Sì. Mi fa male. Ho visto tutta la tua elasticità stamattina. Cagorda. Schiaffeggiatemi un prato. No, categoria pubblico subito. Perché non ho fatto un picnic così su un prato così romantico? Sono molto felice. Non è un prato, sono cespugli alti 2,5 metri, ma c'è pieno di insetti. Tra l'altro mi sa che quel pezzo dove sono loro l'hanno calpestato. Ma sì che l'hanno calpestato, guarda che ci sono le fronde. Che picnic è scomodo. Sono donna diversa. Sto ma lui si è addormentato, gli avrei cazzo. Sto cambiando. Ma baffa. Ah ok, boh, si è svegliato. Fa ne rancore. Allora sono già litigate. Meno spaventa né litigare né mandarci a c***are. Fa parte del gioco. Però quello che è successo col coltello in mano lo dice però. Ho sofferto tantissimo per una relazione con questo dubbio. Ti amo ma non c'è la sessualità. Sì. Ho perso io il controllo della mia vita per la prima volta, tanto da distruggermi. Magari facciamoglielo dire senza un coltello in mano. Quello cioè, prima di andare a dormire, non è la mia sessualità. Detto che sarebbe molto più comodo dire, senti, sai cosa? Purtroppo non è andata, no? Madonna, ma così? Subito? No, ha detto sarebbe molto più comodo, ma ora c'è il ma. Se non c'è, non c'è. Non c'è nessun ma. Cioè, certo. Così cattivo. Sai che non c'è? Credevo ci fosse il mare dietro, è appena passata una macchina. Come è passata una macchina? Ma galleggia. È vero? Ghigne. È proprio lui, Luca Digne. Sergio è sicuramente rimasto scottato anche in altre esperienze. Basta che ti metti la protezione. 50 non ti scotti più. L'atteggiamento di Jessica sia molto fisiologico, conoscendo un po' la sua personalità, soprattutto conoscendo le aspettative che i suoi genitori hanno sempre nutrito nei suoi confronti. Lei non si lascia andare per i suoi genitori. Ma chi è che fa queste riprese col cellulare? Guardone. Arrivi. Beh, hanno fatto pace. Cosa hai visto? È un bacino. La persona più appiccicosa del mondo. Ciao cozza. Se la cozza io scoglio. È
voilà, perfetto, non poteva dirlo meglio. Mi ha dato un nome. Che ti appiccichi a me che sono lo scoglio duro. Lei ha detto in faccia che è una cozza e lui gli ride. Perché o lui si smaronerà del fatto che lei gli dà continuamente della cozza, o lei si smaronerà del fatto che lui è una cozza. Perché per adesso sembra piacerle, però a parole mica tanto. È chiaro amore, onesto, raga. Cioè, palesemente questi siamo, no? Sì. Perché veramente ha bisogno del contatto per capire che io ci sia. Dai. Perché devi toccarmi? Che sta arrivando. Vabbè, per fare solo questo. Ma cosa cazzo? Cioè, ma vaffo dovrebbe fare. Cioè, ti sono vicino. Ma dimmelo! Avere una persona che mi manda i bacini, che cerca sempre il contatto, così non è proprio una cosa che a cui sono molto abituata. E anche al sole sei molto abituata. Lo fa perché ha voglia o lo fa perché è un po' di facciata? Perché sai che dopo un po' potrebbe risultare finto. Vero, però da quello che ha detto anche Mabel, secondo me lui è proprio uno così. È come per dire ci sono qua. Sì. Ma ti vedo, Cristo Santo, sei davanti a me! Cioè, perché mi devi toccare? Sì, comunque è il 30 agosto e tu sei già veramente troppo stressato. Ma ho capito, ma che senso ha? Allora, non mi guardare, ti faccio solo così, così capisci che sono qua, a fianco a te. Ora vado avanti così tutta la live, così lo capisci. L'unica cosa che però non mi spiego di lui, com'è la cosa del donnaiolo che però è appiccicoso? Te la smonto subito. Non è un donnaiolo. Bello. King. Non me la spiego io, king. È un po' in contrasto. Sarà no? stato il king delle serate, perché magari si sarà bevuto 6 litri di mojito una sera. Ci siamo alzati e io che ne so, ho sistemato la tavola, tu hai già messo l'acqua a bollire perché sapevi. Ma anche quando ci sei alzata che mi hai fatto così, con la schiena, è stato bellissimo, nel senso che comunque, oh ci sei? Cioè ci sono. Sei vivo? Sei sveglio? Lei gli ha fatto così la schiena e lui già... Quello è una cosa che gli fa capire che lei ci tiene a lui. Sono entrata in una libreria e ho preso questo. L'ho preso per me, l'ho preso per Sergio. Un ladro di baci. Io ti ho spaventato. No, pensavo che era uno che tossiva. Te lo giuro. Che tossiva? Oh! Che cazzo di tosse? Come la tua. Micchia, ma non così. Ah! Come un cane. Diciamo, questo giocare da parte di Martina, famoso verso ne te cun ex sine te. Sì. Cosa? Pigliato in tuo culo. Volevo solo dire che sembrava un po' piemontese quello che ha detto. Sì. Mi scrivono dalla regia. Procediamo alla creazione dello shop e mandiamo in stampa le magliette. Attenzione ragazzi, vi siete beccati la sorpresa. In diretta. Ti scrivo nei prossimi giorni per inviarti il link allo shop. Quindi raga, molto probabilmente a metà settembre, anche prima. Scende l'ultimo sole della luna di miele e trova gli sposi immersi in uno di quei sogni. Dai, cavallo! È proprio tipo da tempesta d'amore, non la film. Tempesta d'amore no. Lui comunque sembra uscito dagli anni 30. Ce l'ha come portamento. Lui è un classico nobile del 1845 dello Yorkshire. Dello tipo. Yorkshire. Guarda come va a cavallo. Sì. Come l'ho sussurrato già. Dai, visto ce l'ha il portamento. Io ho visto anche una spada. Te dici proprio cavaliere. Sì. Io giocavo a polo e l'ho poi preso. C'è un sogno, adesso bisogna tornare alla realtà. Attenzione, perché potrebbe succedere una cosa che ancora non abbiamo preso in considerazione. I loro due, che sembra tutto bellissimo e perfetto, vanno a convivere, disastro. L'unica cosa che può rovinare tutto è la convivenza. Lui potrebbe essere uno del tipo, no, le ciabatte lì no. Quindi sei pronto a tornare alla realtà? Sì. Sarò a tuffarmi nel mondo del lavoro. Ma è Maria, raga. Ma chi, la Madonna? La pianta. Ah, la pianta. La pianta della Madonna. Vedremo, ecco, l'effetto che mi farà. Ma lei comunque ogni tanto, posso sorridere. Sicuramente la difficoltà è quella di non vederla più in viso, di non poterla più abbracciare. Mi piace tanto Martina. Erminio? Chi è? Marietto. Marietto? Mi piace Marietto. Lui è Marietto. Madonna, come si chiama? Davide. Cosa dice adesso il mio viso? Per la Madonna. Che pezzo di gnocca, come dicono in Romagna, che mi hanno dato. Perché lei è cringiatissima. Lo guarda così. Sì, proprio che cazzo dici. Ma perché? Non ce l'ho fatto vedere. La barbetta che ho scritto. Mario, Davide. Lucio. Che è Lupo Lucio? Ma perché c'è Lucio? Chi è Lucio? Chi è Lucio? È Lupo Lucio, vedi, è arrivato. È arrivato, finalmente, abbiamo Lupo Lucio. Lupo Lucio! Il cane. Il cane? Ma c'è il ritorno, non diceva parola marito. Ciao, faccio. Ancora è presto. Scherzo. E Walter, diceva che ancora non ce la fai andare con voi. Ma chi è Walter? Ma perché inseriscono? Vediamo quando torniamo a vita normale che devo presentare qualcuno. Luigi. Per viene da 20 anni, diventa baccheretto, dice ma lei chi è? Quindi dici... La moglie. Dai.
no, e no, come gli deve dire? Devo spiegare. È una bambola gonfiabile, ma non lo so. Già di lungo largo. Ha scorreggiato? No, è il cellulare che fa. Ah, beh, si usa la scusa del cellulare. Okay. Ho bisogno d'aiuto. Ah, beh, ok. Basta ammetterlo di avere un problema. Madonna, che palle! Siamo lasciati andare alla nostra intimità. È successa ed è stato bello. Ah, quindi tu. Ma è stato molto molto bello, molto intenso, più di quanto pensassi, onestamente. Ah, Jessica! Quindi quello che io ho scoperto di me, posso emozionarmi in modo molto veloce. Si è emozionato in modo veloce. Io lo stavo capendo. Penso. Senti, senti cosa ha detto. Scusate. Posso emozionarmi in modo molto veloce. Ma stava parlando di amore, poverino. Guardalo con quella brioche ficcata in gola. Guardalo. E di amore stiamo parlando. Stiamo noi. Parlando di amore. Sì. È amore. È amore. Quindi il destino sarà che lo dobbiamo leggere insieme. Quindi è un libro. Sì, è un libro. Ma entrate in libreria, cosa deve comprare? Per salami? Forza era un libro. Ma in libreria ci sono tante cose. Non servirà neanche la convivenza. La convivenza sarà un esercizio per capire se combaciamo. Abbiamo già capito che comunque stiamo bene insieme, vero? Ehi, tipo da un giorno all'altro. Ma addirittura adesso ma infatti non serve neanche. Non ha senso. Cioè, mi sa che è entrata nella finzione. Ma guarda che lei non ha mai detto che non gli piace. Esatto, a lei è sempre piaciuto, ma non è riuscito. È coerentissima con quello che è lui dicendo. Che ha detto che ma lei. È lui che ce le pare, no, punto. Okay. Il viaggio di nozze è l'ultimo pezzo dell'elemento sognante dell'esperienza. Hai capito chi è Lucio qua? Hai capito? Lucio è il boss. È quello scorreggia lì lui. Fammi vedere sta armadio com'è. Allora, innanzitutto c'è da dire che non mi chiami. Aprilo. Gesto sotto e apri così. Ok? Sei sicuro, man? Potrebbe essere forte per te. Penso che avrei... Per che la tua precisione, sì sì. Perché? C'è un uomo dentro. Perché è piena di vestiti, no? Beh, appena aperto le ante, poi l'armadio sembra che ti avvolge, ti viene addosso perché è stracolmo, strapieno. Un abbraccio di vestiti. Piccolo. Ma che c'è qua? Oh? Ma io la roba mia, ma dammi. Lei è piena di roba. Un sgabuzzino. Marcello! Senti, vieni a mangiare con noi tra un'oretta. Ma che se mangiamo? Quello che te pare, dai, che mi frega a me? Basta mangiare, Marcello. Non vedo l'ora di vederla, di scherzare con lei, di ridere. Ma ridi solo tu con lei, solo tu scherzi con lei, ma ti rendi conto? Per Dio. Vuole solo abbracciarla lui. Ma che si abbracci un comodino. E spero che sia riposata, perché adesso arriva il vulcano. Sostanza è un golden retriever. Una mano così per lui. Ma basta con ste mani. Lui è il classico esempio di persona che è innamorata dell'amore, dell'idea dell'amore e non della persona. Sei arrivato a sorpresa nella mia vita come per un gioco. Ridiamo e scherziamo come degli scemi e sembra davvero che ci conosciamo da anni. Con te sto davvero bene e tu Madonna, mi fai sentire ma che ci siamo. Papiro è lunghissimo. Mi nutro tanto anche dei tuoi sguardi, che le frasi erano un po' esagerate secondo il mio punto di vista. E c'hai ragione, Marti, dai. E la domanda è di cosa sei innamorato che mi hai vissuta 4 giorni. Sì, poi è per forza uno pensa che sei fingendo. Scusa, applaudo perché non lo sentiamo mai detto così chiaro. No. Sono passati 4 giorni. Papale l'ha detto. Questi fiori potevano essere un gesto carino, comunque anche un preavviso, sto arrivando, ti ho pensato. Sì, finito lì però. Solo i fiori ci stanno. Solo i fiori. Poi leggo il biglietto e dico... Per la Madonna! A volte sei difficile come uno scoglio ed io ma sono non un po' finita. Ma una brava cozza riesce anche a sgretolare lo scoglio, stappilo. Uno che ti sta così addosso ti fa passare la voglia. No, raga, ma infatti. Ti può piacere quanto vuoi, anzi, addirittura se ti piace, fa così, finisce che non ti piace più. Ma lei era interessata all'inizio, eh? Sta perdendo interesse perché lui fa così. Cioè, fagli capire che lui è troppo avanti nei miei confronti. Poi sì, però è vero, tu devi dirglielo. Non devi fare come hai fatto in vacanza. Un bacino da tuo marito cozza. Quello, un bacino da tuo marito. Sì, cozza. Esatto, coi fiori. Basta! Il giorno in cui siamo atterrati. Ma ancora! No, Sì. Ma se anch'io pensavo ce ne fosse. Finita, sta dicendo il suo parere. Poi il giorno dopo, quando ho iniziato a rivivere la mia casa, i miei spazi, la mia tranquillità. Chi me l'ha fatto fare? Martina non ha fatto in tempo a tornare a casa ed ha ripreso in toto tutto il suo individualismo. Se già lei è una persona individualista, che c***o accoppi con la cozza? Cioè lui non riuscirà a scalfire lo scoglio. Lo farà solo allontanare. Ecco! Oh, ciao, Marcello. Finalmente ciao. Un personaggio serio. Io proverei le cose più brutte di dire subito.
gennaio. I consigli di Marcello. Mio Marcello, dammi qualche consiglio, tu che la conosci bene. No, non ti ho capito com'è, perché ci ha detto parlare, lasci. Poi mentre mangia ti capisci scioccato. Non è tanto facile, però già due chiacchierette se le siamo fatte, ma se vanno se la lascio perdi. Grande Marcello. È arrivato Davide. Non aprire Martina. Da una parte sono contenta, perché almeno così possiamo parlare faccia a faccia di un po' tutte le Madonna, sensazioni. Ma lei non sa come dirglielo, guarda. È già con le spalle al muro. Tutti sei. Va bene? Inquietante, però. Madonna, comunque lui fa paura. Io capisco prendere la vita sempre è col un sorriso. È un Norman Bates che ride. Cioè, però. Come meno. Cioè. Bene, te? Bene. Fatto bene il viaggio? Sì, un po' cotto. Non lo vuole far entrare, lo tiene sulla porta. Sicuramente potevo accoglierlo in modo un po' più caloroso, però non mi è venuto. Però ho finito il pellet, quindi. Basta. Fa freddo. Bella. Racco niente. Sì? Scusate, raga, ma lui ogni volta che apre bocca a me viene da ridere. No, è vero, provo quel senso di dispiacere perché si vede che vuole così, perché si vede che vuole dare tanto amore, ma non è il modo. Accedere la tua cameretta. Quella tua. Questo è il tuo lettino che ti ho preparato. Ah, ma dormiamo insieme quindi. Come no? Ma dormiamo in un'altra stanza. Ma no, dai, che brutto così però, Marti. È bellissimo. Ma no. Ah no. È bruttissimo. Dai, ma perché l'ha messo in un altro letto a dormire? Poi lo chiude a chiave, lo lascia lì. È un'alternativa, così. È un'alternativa, ok. Sì. Facile, bravo, ci ricongiungiamo. Cioè, sono bravo, che cazzo è il premio? Fai venire qua, metto nella tua stanzetta, cioè, devi convivere con me, comunque, a prescindere. Quindi... Ma diglielo. Fai serena, dai. Raga, io ho paura. Cioè, rido anche da incazzato. Ti giuro, io ho paura. Che bei fiori! Ma chi te li ha regalati, questi fiori? Bigliettino, hai visto? Sì. Simpatico. Ma abbiamo letto lo stesso? Ma perché alla fine diceva cozzo. Sì, ma le 72 pagine prima! Che cazzo c'era di capisci simpatico? Capisci che appena parla ma rido. Ti do ragione. Cioè, ti do ragione. Fai? Simpatico. Però qua abbiamo. Però adesso Martina glielo deve dire. Ok, esatto. Sai che tu, però, ogni tanto quando parli esageri, no? Ah, ok. Però la siamo marito e moglie, no? Sì, sulla carta solo Davide. Cioè, stava murando un po' troppo, forse perché non si vuole lanciare, è una persona che non si vuole lanciare. Tu ti lanci da qualsiasi cosa. Sì, ma lei doveva dirgli della cosa degli atteggiamenti, non devi sindacargli le parole. Sì, infatti. Se tu parli e ridici sempre le stesse frasi, non ti ascolta neanche più. Chiudo proprio il cervello. Lei, raga, ha sorpassato già l'asticella della sopportazione. Lei si è rotta il già cazzo. Non lo sopporto più. Sono un po' cozza, in realtà dovevi togliere il po'. Sono cozza. Okay. Argomenti troppi. Ah, c'è la prima, sì. Non dirlo ridendo. La testa che gli frulla fa vedere una maschera in questo momento, secondo me. Una maschera che è quella di darmi contro, magari scontro. Ma non ha capito un cazzo. Vabbè, ma come cazzo gliel'ha spiegato? Sì, ho capito. Ridere ogni due parole. Sì, doveva arrivarci da solo a capire che è un po' troppo appiccicoso. Non sono io che sono appiccicoso, è lei che ha una maschera. Questa cosa qui mi fa incazzare perché già sto mettendo tutta, no? Quindi è come se vai a lavorare e poi viene tutto buttato all'aria il lavoro che hai fatto di quei pochi giorni. Ma vivetela tranquillo, cioè non è che devi straimpegnarti per... Lui vuole dare tutto il suo... Non va bene, è sbagliato anche muore. Questo. Trattato come se fosse il primo che capitava. Sei un po' il primo che capita, eh? No, sei. È buio, 4 giorni che vi conoscete. Si può notare in questa scena dove lui è seduto quasi veramente come l'alunno che non ha studiato, come a scuola, no? Quando non sai cosa dire e vai a prendere le barbabietole da zucchero, no? Ma che spiegazione. Dove l'hanno trovato? Ma è il numero uno. Lei in piedi in fianco a lui e gli fa vedere che cosa ha sbagliato. Guarda qua che cosa hai detto. E lui cerca di giustificarsi. Che bello. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Ma perché non ne mettono tre così? E nell'altra stanza, nella stanza degli ospiti, invece sono qua. Mi è sfiancata a un certo punto, quindi... Non è vero. È sfiancata. Ma che cazzo? Ma io gli direi, ma che cazzo ridi? Ma che cazzo ti ridi? Ho messo un po' le mani avanti, gli ho mandato la foto del mio frigo, gli ho detto sei pronto? Il mio frigo. Ah sì, fammi vedere il ripieno latticini. Oh! Oh, sì! Il tomino! Oh, il tomino! Oh, fammi vedere l'ortofrutta. Oh, sì, sì, l'ortofrutta, sì! Il freezer. Oh, ma che cazzo è? Oh, l'hai sbrinato bene, sì! Non so se gli piacerà a casa, onestamente, perché è molto vivace, una casa di mille colori. Se mai arriverò un giorno a dirti... Amore, compriamo questo lampadario. Uccidimi. Sta casa mi farà schifo. Lo dico onestamente. Ciao. Che schifo.
schifo. Oh. Poi soffetti così bassi con sto lampadario così lungo. Questi li ha messi tu? Quale? Questi sono andato a cercare perché mi piacevano proprio. Addirittura sono andati proprio a cercare. Prima c'era solo Felici, adesso c'è la famiglia Felici. C'è pure Lucio sul campanello. Immagino quando entra in casa qualcuno. Che cazzo è Lucio? Un pacco per Lucio. Un pacco per Lucio. Io porto la macchina al meccanico e non torno più appena me l'ha giusta. Ciao. A dopo. Andavo a comprare le sigarette. Non è più tornato. Ma la cosa assurda è che questa è casa sua. E io vivo qua da 3 mesi aspettando il suo ritorno. Tina ieri sera mi ha detto che gli è arrivato un messaggio da una sua recente storia che gli ha detto non ti sposare. Oh my god! Madonna. Lex! No, Lex, no, bellissimo! Mi ha appena svoltato la stagione! C'è un ex! Un ex di Martina! Ma poi non ti sposare, sono già sposati. Cosa? Per me è una cosa fuori di testa. Punto. Cioè, non c'è niente neanche da parlare. Dopo che partecipi a un programma dove ti stai andando a sposare, no, Lex chiudi non ci... tutto. Lex non deve esserci. Ma no. Chi è che ha detto che era una edizione mosh? Io avevo detto che era una mosh. Mi ha sorpreso per quanto l'ho trovata più bella. Un po' cerco di raccontarmi che non mi piace tanto, ma non riesco. Oh, Sergio, ma sei così caro. Ma lì sta molto. Sì, cioè, sta diventando Marietto. Diventando come l'altro, come cosa. Ti devo far vedere lo spazio per te. Nel senso. Nel senso, tu dormi qua dentro. Ecco. In piedi. C'è un cuscino. Però se noi facciamo così. E tu ti sforzi con un po' di immaginazione. Perché non c'è. Spostare così è qua perfetto per te. Mi fa piacere che ti sposti un po' per me. Va bene. Dopo metterci due maglie là dentro. Ma lui è contento lo stesso. Io gli ho dato l'apertura e di chiudere definitivamente con l'ex. Adesso ieri è morta lì, oggi sembra tutto rose e fiori. C'è un elefante nella stanza, non è che puoi far finta che non ci sia. Siccome non voglio che si incazzi, io non lo tiro fuori, stai mettendo la testa sotto il tappeto. Sì, sì. Quindi ora lei tornerà e lui sarà con la testa sotto il tappeto. Perché quello che insieme all'elefante. Insieme all'elefante. Stai ridendo. Ma tu ti immagini cosa potevano essere le scorse stagioni con Favaretto? Mamma mia, Favaretto con Rompietti è la coppia che voglio vedere. Sono troppo dolce, spavento, la mia dolcezza spaventa. Lui pensa di essere dolce. Ma gli sto facendo un discorso serio e lui ride. No, ora non sta ridendo, ora è in imbarazzo a raccontare queste cose. E ha quel sorriso un po' imbarazzato. Cioè, non sta ridendo adesso. È la dolcezza o il momento in cui la dai? Che pro player. Chapeau Inchini. Io nel mio piccolo sto dicendo che sto molto dosando il contatto fisico. Come sta dosando? Cioè lui è peggio? Ancora di più. Madonna, ti sei sul cazzo. Che cazzo hai fatto? Cos'è? Ma non eri cosa ha detto? Ma era 15 anni che non eri così snodato. Cosa è successo? Non è che ti blocchi di colpo? Cioè non è normale. Cosa ha detto? Hai mai sentito la metafora dell'uomo profiterol? Dell'essere dolce ma con le palle. Vabbè. Ma che basta! Madonna che uomo! Favaretto! La metafora dell'uomo profiterol! Gesù! Guarda quanti chapeau. Tutti quei cappelli dovrebbero cadere in questo momento. Devi capire giusto, anche questo. Che mi può perdere. Bravo, metti un po' di pepe in questa relazione. No, se lo capisce, cioè. No, se ne va proprio. Cioè, ma cazzo, ma posso perderlo? Minchia, non pensavo. Appetizer. Vabbè, ma lei. Madonna, è un po' tenerezza lui, però, porca puttana. Sì, vabbè, ma prendila e dille, oh, zia, ma io sto parlando con te. Guarda lui in questo frangente, proprio la faccia che ha fatto. Cioè, mi ha spezzato il cuore a me. Cazzo, si è rotto. Attenzione, parte sulla fascia. Voi non potete vedere Matt con le braccia dietro, tipo come se stia guardando a un cantiere. Si appropria in qua alle spalle di Stefania, cercando di fargli la bavosa per far capire il suo sentimento. Stefania fa una pirouette, se ne va. Si aggira e passa l'ostacolo. Attenzione, lo sopraccia. Madonna, si accappotta. Beh, da come era iniziato direi che sta andando meglio. Fa finta che non c'è. Siamo arrivati alla che fa finta che non comunque, c'è nessuno. Secondo me, da quello che ho capito, ok, lui... Però lei
ha tutti i suoi problemi nella parte proprio opposta. Lei non si scioglie neanche se, cioè, proprio per niente. Come va oggi? No, da stamattina dei grandi dolori alla pancia. No, dico con me. Normale, cioè, no? Vabbè, però, hanno tutti e due problemi. Cosa pensi? Se devi fare un bilancio del primo giorno di... Ma incazzati tu, ma fagli posare sto telefono! Deve incazzarsi lui qua, Ti sto parlando! Minchia, con sto cellulare ma in mano! Ma non ce l'hanno! I dubbi, no, sul discorso generale, no? Eh? No, dai! Cristo di Dio! Le mie ciabatte! Ma lasciamele stare! Il delirio. Riguardiamolo. Generale, no? Eh? No, scusa. Mi sa che non era un profiterol, eh. Era solo un cannolo. In particolare perché più riunioni, più... Ma lei palesemente sta messaggiando con qualcuno. Sì. Sfogarmi con uno degli esperti, con Andrea, che mi dicevi quella tua ex storia. Scusa Davide, perché ti sei rifiutato adesso, non prima cena, non quando sono tornata? Cioè, a me le cose fatte così finte non esistono. Sì, e tu stavi cristallina con me, che mi hai detto che una settimana c'è il mio ex. Vabbè, lui non... Beh, lui non aveva le palle, non ne riusciva a dire. Non è, te l'ha detto. Ma infatti no. Non è questione di essere... falsi, non riusciva a crearlo qua. Ad oggi non sono così tanto pronta ad accogliere qualcun altro. Perché è tornato l'ex? Il tuo ex c'è? Non c'è? Ma non voglio neanche che tu lo nomini ancora, cioè lo devi proprio lasciare stare a lui. È cioè cancellato. Non è una cosa che a te non ti deve proprio frega niente. Vabbè, ma se frega a te, scusami un attimo, frega pure a me. Sono arrabbiata perché mi sono sentita ferita. Ferita. Ma perché? Ferita. Cioè io parlo del mio ex. Il giorno dopo l'altra persona ovviamente mi dice c'è qualcosa col tuo ex. Mi sento ferita. Mi sento arrabbiato. Cioè ferito. È venuto più facile parlare con qualcun altro. Quindi sono arrabbiata perché dico, ma perché mi sono lasciata andare? Lasciata andare. Si è lasciata andare? Ma con l'ex? Mi col meccanico. Ma noi non l'abbiamo vista, ma cioè era fuori il casa. Il meccanico è l'ex. Ok, come sta andando a fare il bilancio della nostra situazione? È in difficoltà anche il cameraman, eh? Sì. Ha sentito la botta. Sì. Sai che c'è? Me ne vado a letto. Ciao, ne proprio. Beh. Ciao, bello. Ciao. Ma poi ciao, ne proprio. Ciao, bello. Ma cazzo, no. Ma com'è? Ma che? No, ma, no. Ma dove? Ste porcate proprio. Cosa ha fatto lui? Ha detto ste porcate. Sì, ste porcate proprio. No, vabbè. Non hai visto che è servito il letto messo di là. Quindi non mi piace, no. Basta, Martina dice stop, non lo voglio più. Insomma! Sai che tu ti sei creato comunque una favola. Aspetta un attimo, tesoro mio, se non era Manuel, io, cioè... Ti prendono per i capelli! Si è sposata proprio per dargli un messaggio e quel messaggio l'ha inviato lei. Che cazzo siamo noi tre? Ti ripeto, un conto è Dio perché abbiamo firmato, un conto è Dio.